Bene, conclusione di questa nona prova del campionato Gincane Puglia qui a Leverano, splendido palcoscenico, persone davvero attive. Classifica veloce: primo Donato Argentino, secondo Matteo Marzio in una lotta bellissima, e terzo Italo Argentino che recupera qualche posizione per la lotta al quarto posto. Molti piloti attivi, percorso davvero stupendo e sensazioni di pubblico e piloti davvero uniche. Abbiamo qui vicino a me i primi due classificati, Donato Argentino, buonasera, e Matteo Marzio. Buonasera. Allora, qualche sensazione pubblico percorso, com'è andata? Ciao a tutti, oggi è stata una bella giornata di sole. Come al solito qui nel Salento abbiamo trovato un pubblico molto caloroso. Come al solito oggi è stata una battaglia molto dura, come al solito tra me e Matteo. È andato tutto bene, grazie a tutti. Bene, Matteo Marzio, il secondo classificato. Le stesse domande, sensazioni, pubblico, percorso. Stessa risposta, sempre molto conciso e preciso. Ok, possiamo anche ricordare che oggi definitivamente Matteo Marzio è riuscito a consolidare per il secondo anno consecutivo la seconda posizione assoluta nel campionato Gincane. Altro record importante che si va ad aggiungere nel palmarès di Donato Argentiero: 9 vittorie su 9, unplayed finora, e batte il suo stesso record del 2010 con 8 vittorie. Terzo classificato di questa prima Gincana città di Leverano è Italo Argentiero, che mi ha raggiunto qui. Bene Italo, complimenti. Grazie. Un terzo posto davvero utile sia per la classifica che per tutte le persone, per il percorso. Come ti è sembrato? Bellissima, molto pubblico, caldo. Finalmente è arrivato al podio dopo un po' di tentativi, diciamo, che mi sono avvicinato. Una bella sensazione, prendiamo un po' di punti buoni per il campionato e vediamo come sarà il proseguo. Comunque soddisfatto. Bene, ringraziamo anche Italo Argentiero, il terzo classificato di questa prima Gincana città di Leverano. Abbiamo qui anche il piacere di avere il settimo classificato, Antonio Nisi. Com'è andata, Antonio? Oggi non possiamo lamentare, è stata una bella giornata, ci siamo divertiti, i risultati sono arrivati. Buono, speriamo sempre così. Dai.